Tommy è un uomo single di mezza età con un lavoro noioso. Sta ancora affrontando il dolore della rottura con la fidanzata che lo ha lasciato 2 anni fa. Si ritrova spesso davanti a casa di lei nella speranza di risolvere il problema. Tuttavia non le parla mai e non bussa mai alla sua porta. Un giorno, mentre Tommy torna a casa dall'ufficio, nota il passaggio di una limousine. Improvvisamente un famoso attore, Andy Samberg, lo chiama. Tommy rimane un po' scioccato e dice di essere un suo grande fan. Andy gli chiede di salire sulla sua limousine e lui accetta senza esitare. In seguito, Andy estrae un biglietto e legge alcuni dettagli su Tommy, sorprendendolo. Dice a Tommy che è stato scelto per un gioco a premi, ma Andy stesso non sa di che tipo di gioco si tratti. Inoltre, accenna il fatto che le persone che lo conducono sanno tutto di Tommy e hanno delle telecamere a casa sua. Chiede quindi a Tommy se vuole ancora partecipare al gioco e quest'ultimo accetta di buon grado perché è rimasto bloccato nella sua vita noiosa. Più tardi i due arrivano in un magazzino abbandonato dove Andy lascia Tommy e gli augura buona fortuna. Tommy entra e viene accolto da un interno vasto e vuoto. Si dirige al piano superiore attraverso una porta alla volta e infine incontra 2 uomini anziani che si rivelano essere i produttori dello show. Questi uomini lo salutano e si congratulano con lui per essere stato selezionato per partecipare al più grande reality show del dark web. Si scopre che sarà braccato da un gruppo sconosciuto di assassini che lo attendono per ucciderlo in qualsiasi momento. Tutto ciò che deve fare è sopravvivere per 30 giorni per vincere $1 milione. Sentendo questo, Tommy si spaventa, ma gli uomini affermano che questi assassini sono in tutto il mondo e potrebbero anche non arrivare nella sua città. In tal caso, riceverà $1 milione senza fare nulla. Tommy è ancora preoccupato che altre persone a lui vicine possono essere ferite quando gli assassini cercheranno di ucciderlo, ma i produttori gli assicurano che i cacciatori sono autorizzati ad attaccare i partecipanti solo quando sono soli. Ciò significa che finché Tommy avrà qualcuno al suo fianco, ne uscirà vivo. Questo lo convince a partecipare, perché è certo che riuscirà a convincere la sua famiglia e i suoi amici a sostenerlo. Nella scena successiva, Tommy torna a casa, informa con entusiasmo la famiglia della sua imminente avventura. Tuttavia, non gli credono e quando afferma di aver incontrato Andy Samberg, lo trovano ancora più assurdo. Lui cerca di convincerli, dicendo che ha bisogno di qualcuno al suo fianco in ogni momento. Dice di aver pubblicato un annuncio su Craigslist alla ricerca di una compagna, ma nessuno ha ancora risposto. Tuttavia, si rifiutano di credergli e pensano che si stia inventando tutto per la solitudine. Sua madre pensa addirittura che stia facendo tutto questo perché la sua ex ha un bambino. Sentendo tutto questo, Tommy è profondamente deluso perché la sua stessa famiglia non è disposta a sostenerlo. Passa quasi una settimana, ma nessuno lo attacca e lui pensa che non succederà nulla. Tuttavia, una notte del 5° giorno, mentre dorme da solo in casa, si sveglia improvvisamente a causa di rumori insoliti. Tommy avverte una presenza nella stanza e comincia a guardarsi intorno. Si accorge che la porta sul retro è stata aperta e che una piccola telecamera è stata lasciata sul pavimento. Pensando che i cacciatori siano nelle vicinanze, chiama immediatamente la madre per informarla che la sua vita è in pericolo. La esorta a tornare a casa, ma lei crede che stia di nuovo perdendo la testa e si rifiuta di lasciargli il lavoro. Non avendo altra scelta, Tommy si reca a casa della sorella e racconta al cognato Malcolm ciò che è accaduto a casa sua, ma Malcolm lo trova sciocco. Quest'ultimo gli propone di dormire sul divano, ma lui è spaventato dall'idea di rimanere da solo e chiede di dormire insieme. Malcolm inizialmente rifiuta, ma dopo un po' di convincimento accetta malincuore di dormire con Tommy nello stesso letto, dato che sua moglie sta lavorando. Verso mezzanotte, Tommy viene svegliato da rumori insoliti e si accorge che Malcolm è andato in bagno. Poi scopre dalla finestra che uno strano uomo si sta avvicinando alla casa con un fucile. Questo lo spaventa, si precipita immediatamente a cercare Malcolm e distrugge la porta del bagno per entrare. Malcolm si sente molto umiliato dall'incidente, così Tommy lo tira fuori dal water per mostrargli il cacciatore, ma fuori non trova nessuno. Vedendo quanto Tommy sia paranoico, Malcolm, infuriato, lo butta fuori di casa. Mentre se ne va, nota un senzatetto che sta raccogliendo oggetti da un bidone della spazzatura, così chiede a Malcolm di tenerlo d'occhio finché non lo raggiunge. Si avvicina rapidamente all'uomo, gli chiede la sua compagnia in cambio di un po' di denaro quotidiano. Poiché l'uomo non ha un posto dove andare, accetta volentieri l'offerta. La mattina dopo, la famiglia di Tommy è scioccata nel vedere uno strano uomo in casa e lei presenta il senzatetto come James, che ora lo accompagnerà sempre. Le sorelle sono preoccupate per l'incolumità della madre e si chiedono come possa fidarsi di questo strano uomo. Sono anche arrabbiate per come è tirato Malcolm dalla tavoletta del water la scorsa notte. Tommy si scusa per le sue azioni, ma le informa che James non andrà da nessuna parte perché ha bisogno di lui. Col passare dei giorni, Tommy continua a rispettare le regole. Lui e James passano tutto il tempo insieme, divertendosi e andando al lavoro. Una sera del 13° giorno, mentre Tommy con la sorella, vede che una donna di nome Maddie ha risposto al suo annuncio su Craigslist. Si fa quindi da parte per parlare con lei al telefono e lei afferma di essere a sua volta una partecipante al gioco. Tommy all'inizio è dubbioso, ma sapere che altri stanno vivendo la stessa situazione gli dà conforto. I due decidono quindi
quindi di incontrarsi in un luogo pubblico il giorno successivo. Ma quando Tommy riaggancia la chiamata, dimentica di essere solo. All'improvviso viene aggredito da un tizio enorme vestito con abiti di Michael Jackson. Tommy dice di essere con qualcuno, ma l'uomo sostiene che non c'è nessuno in giro. Per fortuna, Tommy riesce a sfuggire alla sua presa e a scappare. Si avvicina freneticamente a un buttafuori e lo informa dell'uomo enorme che l'ha appena aggredito. In quel momento arriva finalmente James, che si scusa per il ritardo. Il giorno dopo, Tommy e James vanno a incontrare Maddie in un bar. Lui dubita che sia una cacciatrice e si chiede perché sia sola se è una partecipante. Lei indica una donna a un tavolo vicino e afferma che si tratti di sua madre. Dopo un po' di conversazione, lei dice che le restano 15 giorni e Tommy ne ha 16, così lui propone di fare squadra per vincere insieme. In seguito, li porta a casa e mostra loro la collezione di ceramiche. Mentre guarda in giro per la casa, Tommy sente dei rumori e scopre la stessa piccola macchina fotografica che aveva trovato qualche giorno prima, il che significa che i cacciatori sono stati qui. Più tardi, i due conversano delle loro vite. Maddie dice di essere stata sposata, ma di aver frequentato una persona per 23 anni e di averla lasciata qualche anno fa. Le dice che un giorno la sua ex ha chiuso improvvisamente la loro relazione e che da allora non le ha più parlato. Maddie è dispiaciuta per Tommy e lo esorta ad affrontare la sua ex, così si recano a casa sua. Qui Tommy incontra finalmente la sua ex, Teresa, che è sorpresa che lui sia venuto a parlare dopo 2 anni. Trova il coraggio di chiederle perché l'ha lasciato, visto che pensava che sarebbero stati insieme per tutta la vita. Teresa ammette che anche lei pensava che sarebbero stati insieme per sempre, ma a un certo punto si è annoiata e insoddisfatta della loro relazione. Improvvisamente, Maddie arriva per difendere Tommy, afferma di essere la sua nuova compagna e che hanno intenzione di vivere molte avventure insieme. Dopo aver chiuso con lei, Tommy dice addio anche a Teresa e decide finalmente di andare avanti nella sua vita. La donna suggerisce quindi di fare coppia e di passare il resto dei loro giorni insieme. Maddie racconta che i suoi genitori hanno divorziato quando lei aveva 10 anni, cosa che l'ha traumatizzata e che in seguito ha influenzato le sue scelte relazionali. Tommy racconta che anche suo padre è scomparso dalla famiglia quando era bambino. Racconta che tutto era normale e che una sera lui e suo padre hanno trascorso un po' di tempo giocando ai videogiochi e ridendo. La mattina dopo però non c'era più. La sua famiglia lo cercò ovunque e chiamò anche la polizia, ma senza successo. In seguito, Tommy e Maddie vanno a casa di lei e decidono di dormire insieme. La madre di lei è titubante e mette un cuscino tra loro. Tuttavia, verso mezzanotte, un cacciatore sveglia Tommy e gli dice che è il personaggio preferito di tutti. All'improvviso, un gruppo di membri della troupe esce dall'oscurità per salutarlo. Tommy, spaventato, si rende conto che Maddie non è al suo fianco e chiede perché non la stiano attaccando, ma il cacciatore ha già detto che è il personaggio preferito e lo avverte che questo posto non è sicuro per lui e che deve andarsene. Non appena i cacciatori se ne vanno, Maddie torna finalmente con un drink. Tommy, in preda al panico, le dice che questo posto non è sicuro per loro perché un gruppo di cacciatori è appena stato qui. I due si registrano in un motel e decidono di stare lì per il resto dei loro giorni. Qui Tommy le chiede perché ha accettato di partecipare al gioco e lei spiega che si annoiava e voleva fare qualcosa di drastico per smuovere le acque. Lei gli chiede le sue ragioni e lui risponde che anche lui era bloccato in una routine solitaria senza uscita e voleva uscirne. Quando i due si addormentano, un cacciatore si presenta per attaccare Tommy, ma si accorge che il suo bersaglio non è solo e se ne va. Tommy e Maddie lo fermano e iniziano a discutere con lui per aver invaso la loro stanza in quel modo. L'uomo dice di essere solo un addetto alla manutenzione, ma i due non li credono perché l'uniforme è piuttosto ridicola. Dopo che l'uomo se n'è andato, Tommy dà di matto e pensa che anche loro dovrebbero lasciare il motel. Maddie cerca di calmarlo spiegandogli che sono insieme. Tommy le dice che non devono più essere distratti e che devono dare il 100% per essere vivi. Giorno 16, Tommy e Maddie passano tutto il tempo insieme e iniziano ad avvicinarsi. Cominciano a vivere come se avessero una relazione. Un giorno però, Tommy riceve un messaggio su Craigslist da un altro giocatore che sostiene di avere informazioni sul gioco. Maddie è titubante e dice che non dovrebbero incontrarlo perché potrebbe essere un cacciatore, ma Tommy ritiene che sia loro responsabilità aiutare chi sta vivendo situazioni simili. Quella sera, il duo arriva in un bar e incontra l'altro giocatore. Qui l'uomo rivela che il gioco è uno scherzo e che le persone sul dark web lo guardano per ridere. Sostiene che i partecipanti sono di solito persone sole, che non hanno nulla da fare nella loro vita e che possono essere facilmente manipolate. Inoltre, lo spettacolo è una commedia, coloro che cercano di ucciderli sono sempre vestiti in modo buffo e bizzarro. Dopo che il giocatore se ne va, vediamo che Maddie è piuttosto turbata, quindi decide di prendersi una pausa dalla loro collaborazione e chiede un po' di spazio. Tommy non vuole che lei e lui rimangano soli, ma lei sostiene di non poter stare sempre con lui e di avere bisogno di respirare. I due decidono quindi di prendere strade diverse. Dopo essersi separato da Maddie, Tommy torna a casa dalla madre e vive con James. Una notte, un cacciatore lo sveglia e gli ordina di uscire per raggiungere una macchina. Fuori è sconvolto dal fatto di vedere padre estraneo dopo 30 anni. Tommy scopre che ora vive a Cleveland ed è sobrio. L'anziano vuole sapere come sta la famiglia, ma Tommy non è pronto per questa conversazione. Tommy spiega di essere molto preoccupato per l'incolumità di Maddie e di non sentirsi pronto ad affrontare all'improvviso una conversazione profonda con suo padre. In risposta, il vecchio lo avverte di non rovinare il suo rapporto con Maddie come ha fatto con la moglie e i figli.
Giorno 26, Tommy arriva a casa di Maddie e le chiede di tornare insieme. Vedendo l'amore nei suoi occhi, Maddie ammette finalmente di non aver mai fatto parte del gioco. Ha notato il suo annuncio su Craigslist ed era così annoiata che ha deciso di divertirsi un po'. Prima ancora che Tommy riesca a metabolizzare quello che sta sentendo, sua madre gli manda un SMS chiedendogli di tornare a casa perché c'è un'emergenza. Preoccupato, Tommy si precipita a casa della madre, ma James non riesce a stargli dietro. Lungo la strada, Tommy si imbatte in una sosia di Ellen DeGeneres. All'improvviso lo attacca, ma quando si accorge che c'è gente in giro, fugge. Quando Tommy arriva a casa, scopre che la sua famiglia ha assunto un intervenista per porre fine alla sua follia. A Tommy mancano solo 4 giorni per vincere la sfida, quindi non ha intenzione di lasciare che la sua famiglia lo ostacoli. L'informa di aver finalmente affrontato Teresa e di aver incontrato suo padre dopo 30 anni in una limousine. Tuttavia, la sua famiglia pensa che sia impazzito. Rendendosi conto di non poterli convincere, Tommy fugge di casa con James. I due passano il resto della notte insieme sulla strada e qui James ammette che il suo vero nome è Walter. Tommy ricorda di non avergli mai chiesto il suo nome e di aver pensato che fosse James. Lo ringrazia per il suo sostegno e gli promette di comprargli una casa se vincerà i soldi. Tuttavia, la mattina dopo, quando Tommy si sveglia, James non si trova da nessuna parte. Sebbene Tommy sia sconvolto, si rende conto di essere al sicuro con i senza tetto che vivono per strada. Così, trascorre i 3 giorni successivi parlando con persone a caso sotto il ponte. L'ultimo giorno, un cacciatore si avvicina a Tommy e lo esorta a salire su una limousine che lo porterà alla fine della sfida. Tommy parte con altre persone e lungo la strada incontra diversi cacciatori che aspettano l'occasione per attaccarlo. Alla fine arriva la limousine dove lo aspetta Andy Samberg. L'attore gli chiede se vuole dimettersi ora, con la sua vita e senza soldi, o continuare a giocare fino alla fine. Tommy rifiuta con veemenza di dimettersi, così Andy lo lascia nello stesso magazzino in cui era stato lasciato in precedenza. Purtroppo, quando Tommy entra nel magazzino, molti cacciatori si presentano per attaccarlo. Per fortuna, riesce a eluderli tutti ed entrare da solo nella stanza finale. Lì, viene improvvisamente sorpreso dai produttori e da una folla di cacciatori che lo elogiano e lo informano che ha vinto il gioco. I produttori gli comunicano poi che gli è stato assegnato 1 milione di corone danesi, la moneta della Groenlandia. Nella scena successiva, Tommy racconta alla sua famiglia della sua vittoria e la rimprovera per non avergli creduto. Tuttavia, sembrano ancora non fidarsi di lui, soprattutto perché non è un milionario. Tommy rivela che il pagamento sarà effettuato a rate di 4.000 al mese per 250 mesi. Anche dopo tutti questi problemi, ritiene che ne sia valsa la pena. Apprendiamo anche che ha affittato un appartamento, dove lui e James iniziano a vivere insieme. Nella scena finale, Tommy decide di riconciliarsi con Maddie e bussa alla sua porta, sperando in un nuovo inizio. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.